un altro. Questa sera vogliamo raccontarvi la storia di Jorge Bergoglio, quando era Bergoglio e non ancora Francesco. Senza altra pretesa che quella della fedeltà storica, percorreremo le vicende umane che si nascondono dietro all'uomo che ha saputo restituire alla Chiesa cattolica la credibilità che aveva perso. La vera storia di un gesuita che comincia molti anni fa in un paese lontano, dall'altra parte del mondo. Dall'altra parte del mondo, nel cono sud del continente americano. In Argentina. Ambita per le risorse di argento, la ricchezza della sua terra ha da sempre attratto i migranti di tutto il mondo. Infatti anche i nonni di Papa Francesco sono arrivati qui nel 1929. Come tanti altri italiani, anche loro sono alla ricerca di un destino diverso. Nonno Bergoglio vuole raggiungere i tre fratelli che hanno già fatto fortuna con un'azienda di pavimenti. Nonna Rosa porta nascosti nel cappotto gli interi risparmi della famiglia. Bisogna adattarsi alla nuova vita. Ma nel lavoro i Bergoglio non si risparmiano nessuna fatica e tutto sembra svolgersi per il meglio. Ma con la crisi del 1931 la famiglia perde tutto e dopo mille vicissitudini bisogna ricominciare da capo. Hanno perso tutto, non c'era lavoro. E io ho sentito nella mia infanzia parlare di questo tempo a cassa. Conosco bene questo. La famiglia abita nel quartiere di Almagro ed è qui, durante una messa celebrata nell'oratorio salesiano di Sant'Antonio, dove i genitori di Bergoglio si incontrano per la prima volta. Suo padre Mario fa il ragioniere e gestisce una fabbrica di calze. La mamma Regina, casalinga, è un'amante dell'opera lirica che tanto le ricorda la sua terra. Jorge Bergoglio nasce nel quartiere Flores, nel cuore di Buenos Aires, il 17 dicembre 1936. A Via di Membrijar trascorre la sua infanzia giocando a pallone con gli amici. Ha un rapporto molto speciale con nonna Rosa. Jorge è il primo di cinque fratelli e passa molto tempo a casa dei nonni, dove ancora si parla piemontese. Nonna Rosa è una figura centrale per la sua esistenza. Ci sono dei suoi insegnamenti di santità semplice, di questa santità che si vive giorno per giorno, che lui ha appreso da sua nonna, che è la santità che veramente lo affascina. La che mi insegnò a rezar más fu mia abuela. Mi marcò molto il modo della fede, no? E mi contava storie di santos. Que vivía a la vuelta, me llevaba a la mañana con ella y me traía a la tarde. I primi anni 40 è un periodo di grande convulsione nel paese. I governi non riescono a contenere la crisi economica e sociale ormai generalizzata e nel 1943 un colpo di Stato porta i militari al potere. Tre anni dopo, il colonnello Juan Domingo Perón viene eletto presidente e rimane alla guida del paese per quasi 10 anni, instaurando una dittatura militare di forte connotazione sociale. In quegli anni, Jorge frequenta la scuola tecnica professionale Ippolito Irigoyen, dove studia chimica. Appena ottiene il diploma, Bergoglio inizia a frequentare un laboratorio di analisi, dove incontra una donna esigente, Esther Balestrino de Careaga, che diventa il suo capo. Se va la vita. Sono gli anni della sua giovinezza. Si innamora di una ragazzina del quartiere. Esce con gli amici, vanno a ballare nei locali di Chacarita. Entra derecho, viejo, va
filosofía. Jorge è cresciuto in un ambiente cattolico, ma ha 17 anni e non ha mai pensato di farsi prete. Un giorno, inspiegabilmente, sente un forte desiderio di entrare nella chiesa del quartiere. Entré, se me dio, sentí que tenía que entrar, esas cosas que vos sentías adentro que no sabés cómo son. Y veo que venía un cura caminando. No lo conocía, no era de la iglesia. Y se sienta en uno de los confesionarios, el último. Y ahí yo no sé qué me pasó. Sentí como que alguien me agarró de adentro y me llevó al confesionario. Y yo le conté mis cosas, me confesé. Pero no sé lo que pasó. Y cuando terminé de confesarme, sentí que tenía que ser cura. Pero no dudé, no dudé. Il padre approva la decisione senza titubare. La madre, Regina, reagisce male. Voleva che suo figlio studiasse medicina e fatica ad accettare la sua scelta. Il 13 dicembre 1969, tre giorni prima di compiere 33 anni, Bergoglio viene ordinato sacerdote. Nonna Rosa è la più emozionata di tutti. Ha portato con sé una lettera per il nipote, che aveva scritto nel caso fosse mancata in quell'occasione tanto aspettata. Ricorda sempre che un sospiro al tabernacolo e uno sguardo a Maria ai piedi della croce possono far cadere una goccia di balsamo sulle ferite più profonde e dolorose. Posso anche dire che nel suo breviario lui tiene il testamento spirituale di Nonna Rosa, lo tiene ancora ed è emozionante, ecco, vedere questa pagina. Nel 1973 Bergoglio viene nominato superiore dei gesuiti dell'Argentina, un incarico importante per il giovane prete che 3 anni dopo si ritrova a gestire una situazione molto critica. Un nuovo colpo di Stato. I militari instaurano una dittatura che si rivelerà brutale. Il periodo più buio della storia dell'Argentina. Viene repressa ogni forma di opposizione e migliaia di cittadini sono sequestrati e torturati crudelmente. Molti di loro saranno uccisi e più di 30.000 persone scompariranno senza lasciare traccia. Il regime non risparmia nessuno. Anche padre Giorgio e padre Jalix, due gesuiti che lavorano nelle favelas di Buenos Aires, sono stati minacciati. E il loro provinciale deve intervenire. Bergoglio intercede due volte con l'ammiraglio Emilio Massera, allora comandante della Marina Militare e membro della giunta che governa l'Argentina. La prima mi ascoltò e mi disse che iba a averiguar, che non sapeva. Io dije: mire, tuo padre non tiene nada que ver en nada raro, di testimonio de nada de eso y punto. Como no contestó, al cabo de un par de meses pedí una segunda entrevista. Y ahí la entrevista fue muy, muy fea. No llegó a los 10 minutos. Bueno, mire, Massera, yo quiero que aparezcan. Me levanté y me fui. La notte del 23 ottobre 1976, Jalix e Giorgio vengono liberati dopo 5 mesi di sequestro e torture. Li lasciarono. Nel 1985 Bergoglio ha quasi 50 anni e sta per fare una conoscenza che sarà decisiva nella sua vita. Antonio Quarracino, l'arcivescovo di La Plata. Un uomo molto mediatico che viene subito colpito dalla capacità del gesuita. E tra i due si stabilisce una forte intesa.
Grazie a Quarracino, nel 1992 Giovanni Paolo II nomina Bergoglio vescovo ausiliare di Buenos Aires. È poco conosciuto fra il clero della diocesi. Alcuni addirittura non si fidano di lui. Ma Quarracino stima la sua intelligenza pratica e la sua caratura morale. Infatti lo chiama il Santino. Quarracino lo stimava molto e lui si fece volere molto bene già dall'inizio, dal clero, soprattutto quello giovane. Raccontavano casi come quello di un prete giovane che si ammalò a Mar del Plata, a 400 chilometri. E l'arcivescovo di Flores addirittura partì per stare con lui tutta la notte e non lasciarlo da solo. Questo tipo di cose colpivano molto, specialmente tra i giovani, che rimanevano incantati perché non se l'aspettavano. Io lo conosco quando arriva come arcivescovo ausiliare a Buenos Aires, al quartiere Flores, nel 1991. Già allora era molto accattivante, con un profilo molto basso, molto umile. Sapeva ascoltare molto bene. Cardenal Quarracino tenía en su corazón muy grabado que todo hombre era imagen de Dios. Dopo la morte imprevista del cardinale Quarracino, Bergoglio diventa il nuovo arcivescovo di Buenos Aires, il primo gesuita. È il 1998, Bergoglio ha 60 anni e si ritrova ancora una volta a svolgere un ruolo difficile. Appena arrivato gli scoppia tra le mani lo scandalo per la bancarotta fraudolenta del Banco de Credito Provinciale. L'arcidiocesi della città è coinvolta in una frode che mette a rischio i risparmi di migliaia di cittadini. Un giorno mi chiama con un tono assolutamente normale e mi dice: sei occupato? Se puoi vieni qua. E io: perché? Che cosa succede? E mi dice: ci sono come 50 giornalisti qua fuori, stanno facendo una perquisizione giudiziale nella curia. Una perquisizione premeditata, perché avevamo dato tutte le informazioni richieste ed eravamo anche noi vittime di una truffa. Adesso tutti gli vogliono bene, ma la verità è che Buenos Aires è una città molto complicata, un paese con molta adrenalina. Il nuovo arcivescovo odia le ostentazioni. A Buenos Aires colpiscono la sua austerità e semplicità evangelica. Decide di non utilizzare la residenza ufficiale, ma di installarsi in un sobrio appartamento della curia. Rinuncia all'auto ufficiale e destina l'autista a un'altra funzione. Bergoglio si muove in autobus e metropolitana. Si alzava molto presto per pregare, 4:30, 5, però andava anche a letto molto presto. Dopo celebrava la messa e dedicava un tempo a leggere i giornali. In questo tempo si sedeva con un telefono di linea accanto perché non usava il cellulare e rispondeva direttamente. Ha una capacità di lavoro enorme, è molto organizzato. Dalle 8 in poi aveva delle interviste e si occupava di tutto. I sacerdoti, anche se c'erano 5 vescovi ausiliari, parlavano con lui dei loro problemi. E lui dedicava molto tempo ai sacerdoti. Ma riceveva anche molti imprenditori e politici. La sua agenda a Buenos Aires era sempre piena zeppa. Si dice che ascoltava i politici di tutte le ideologie e i partiti che volevano parlare con lui. E diceva sempre lo stesso: dialogate, dialogate. Ascoltava molto, ma prendeva le sue decisioni in solitudine. Gli piaceva molto camminare per il centro.
La città era un luogo di preghiera per lui. Lui è essenzialmente urbano. Preoccupato per tanti temi come la tratta, i temi della marginalità di tutte le grandi città. È stato sempre il prete dei poveri. Stava sempre con i ragazzi bisognosi, con gli anziani, con la gente della strada, i ragazzi che si drogavano. Isabel Dovidenko perse sua figlia Cecilia durante una rapina per strada. Una giovane donna di 34 anni, madre di due bambini piccoli. In una messa celebrata per le vittime della violenza e per i loro familiari, Isabel incontra l'arcivescovo Bergoglio. Ero seduta davanti e piangevo, senza singhiozzi, ma non riuscivo a fermarmi. E lui, non so come, si accorse di quello che io stavo sentendo dentro. Fermò la messa, attraversò l'atrio, si sedette accanto a me e mi disse che dovevo lasciarla andare, perché lei stava con Dio. Mi trasmise pace. Mi trasmise tante cose in quell'abbraccio. Per me, che nella vita non ho mai avuto nessun affetto, mai, se non l'amore di mia figlia. Sentii una pace così grande, inspiegabile. Bergoglio è un arcivescovo fuori dagli schemi. Il Giovedì Santo non celebra il lavaggio dei piedi nella cattedrale, ma preferisce andare negli ospedali, nelle carceri, nei reparti di maternità, tra i malati di AIDS. Un giorno mi dice: ma se io vado in una chiesa, tolgo il posto al sacerdote, per cui è meglio se vado in un posto dove non do fastidio a nessuno, vado in carcere. Io gli dissi: bene, ma lasciami divulgarlo. No, 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 non divulgare niente. Ma si divulgano sempre le cose brutte della Chiesa, perché non possiamo divulgare quelle buone? Lui non le raccontò mai. Sono stato io. Nel 2001 viene elevato cardinale. Per la cerimonia rifiuta di comprarsi un nuovo vestito e decide di farsi sistemare dalle suore quello del suo predecessore Quarracino. Vado a prenderlo la mattina presto a Via della Scrofa e lui scende vestito con il berretto e il pompon. Passavano delle limousine che venivano a prendere gli altri cardinali. Io lo guardo e, conoscendolo, gli dico: come andiamo? E lui: camminando. E io: ma camminando con te vestito così? Ma sembra un film di Fellini. E lui mi dice: ma certo. Quello che mi piace di Roma è che puoi andare per strada con una banana in testa e nessuno ti guarda. Lui si diverte con queste cose. In Argentina, nel dicembre di quello stesso anno, il governo di Fernando de la Rúa ha deciso di imporre la restrizione del libero accesso dei cittadini ai propri risparmi in banca, il famoso corralito. La misura si dimostra nefasta. Dalla finestra del suo ufficio, Bergoglio contempla il fiume di manifestanti e una Plaza de Mayo in fiamme, invasa dal fumo dei gas lacrimogeni. Mentre il presidente de la Rúa scappa in elicottero dai tetti della Casa Rosada. Nuestra ciudad, para muchos de sus habitantes, es una picadora de carne que los hace bolsa, destroza su vida y les quiebra la voluntad. La Chiesa Cattolica fu lo scenario spirituale del dialogo argentino
che aiutò a uscire dalla crisi in quegli anni, 2002-2003. Bergoglio aiutò molto. Nella vita hai che camminare come camminò Gesù, lasciando huella che marchi la storia, huella che deje descendenza. Particolarmente turbolenta è la sua relazione con Néstor Kirchner, presidente del paese nel 2003, e con sua moglie Cristina. Un rapporto segnato dalla distanza e dai mancati incontri. Quando gli dicevo parliamo con Bergoglio, lui rispondeva non mi interessa. La conversazione tra uguali non gli interessava. Il potere solo tiene sentido si sta al servizio del bien comune. Ogni 25 maggio, in occasione della festa nazionale dell'Argentina, il tradizionale Te Deum, la predicazione del cardinale in cattedrale, è attesa da tutti. Si abbandonamos la riqueza de lo humilde por creernos algo que no somos, dormiremos la pesadilla de un país que abandona su destino. Y será nuestra culpa. Le critiche del cardinale generano malumori nella Casa Rosada. I rapporti si deteriorano e Kirchner arriva perfino a definirlo il capo dell'opposizione. Si è insistito molto che Bergoglio era l'opposizione al kirchnerismo. Ma invece Bergoglio non rispose mai, non si difese. Non si può dire che lui abbia mai avuto una posizione politica di parte. Non solo, lui mette in questione la riduzione della fede a ideologia. Lui si tenne sempre a distanza. Era una lite tra il presidente della Repubblica e il cardinale primate. Ma non è un uomo che ha paura di dire le cose, e questo ebbe delle conseguenze. Non aveva nessun timore di caricare contro il potente. Quanta gente, cada día más, duerme en la calle. En plena Plaza de Mayo, en pleno corazón de esta ciudad. Pero para este mundo cruel, que no mira los rostros, son material de descarte. Le parole del cardinale irritano alcuni gruppi di potere e nel 2005 si avvia nei giornali una campagna di diffamazione contro di lui. Il giornalista Orazio Verbitsky pubblica una serie di articoli accusandolo di connivenza con la dittatura e rilancia le insinuazioni del caso di Giorgio e Jalix. Come risposta, il cardinale sceglie la strategia del silenzio. Era sufficiente un articolo nel giornale di Verbitsky per affondare qualsiasi persona. E io ho dovuto affrontare tre di diverse pagine, tre domeniche di seguito. Quando si pubblicò il primo articolo, pensai sarà disperato. Ma la verità è che aveva una serenità enorme. Era convinto che la verità la sa Dio ed era tranquillo. Verbitsky fu un personaggio minore nella nostra storia. Nessuno ne parla bene. È stato sempre più un intrigante che un rivoluzionario. In questo senso, Bergoglio non meritò mai un'accusa. Mai. Jamás. Nel 2007, Cristina Kirchner ha sostituito suo marito alla presidenza del paese. I rapporti sembrano migliorare nei primi mesi, ma l'intesa dura poco. Durante la crisi del settore agricolo, il cardinale interviene nel conflitto e chiede al governo di sbloccare la situazione. La presa di posizione del cardinale fa infuriare la presidentessa. La rottura diventa irreversibile nel luglio del 2010, quando viene discusso il progetto di legge sul matrimonio omosessuale, al quale Bergoglio si oppone nettamente. I rapporti si distendono solo quando muore Néstor Kirchner il 27 ottobre 2010. Bergoglio, nel giro di poche ore, decide di celebrare una messa nella cattedrale di Buenos Aires. Este hombre cargó sobre su corazón, sobre sus hombros y sobre su conciencia
la unción de un pueblo. Sería una ingratitud muy grande que ese pueblo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él, olvidara que este hombre fue ungido por la voluntad popular. Bergoglio non denuncia solo la negligenza del potere, ma si impegna in prima persona su tanti fronti. Lo preoccupa anche il lavoro infantile nel settore dei cartoneros. Sono tanti i ragazzi della città che lavorano la sera per strada, raccogliendo il cartone e i rifiuti che nessuno vuole per guadagnare qualcosa. Donde la Rai? Por acá. Gracias. A Jorge? Jorge, come lo chiamiamo noi, lo conosciamo nel 2008. C'era molta burocrazia, molta discriminazione. Tanti dei nostri compagni stranieri non avevano documentazione, ma volevano battezzare i loro figli e la burocrazia lo impediva. Allora lui cominciò a benedire i carri. La gente che lavorava nei capannoni cucendo i vestiti. Benediva anche la gente che era stata riscattata dalla prostituzione. Aveva, in qualche maniera, un'espressione molto radicale, molto più profonda di quello che noi pensavamo. E lo proponeva a un livello più profondo del nostro. Hay chicos que no tienen que comer. Hay chicos que están en la calle revolviendo la basura para comer. Hay chicos que están limpiando vidrios en vez de ir a la escuela. Bergoglio è un amico, è un compagno di lotta. Noi non siamo tutti cattolici, qualcuno sì. Ma lui non fa distinzione di persone. Non è un inquisitore. Dale, abbraccia. Ciao, ciao. Si impegna anche a difendere l'attività delle organizzazioni che lottano contro il traffico di esseri umani. Le sue denunce hanno messo a nudo una rete criminale che procura immigrati a un intero sistema di produzione tessile basato sul lavoro in condizioni di schiavitù. Bergoglio si impegnò dal primo giorno in maniera molto profonda con questo tema, molto sinceramente, con un impegno quotidiano, incontrò moltissime vittime, li aiutò, diventarono il centro della sua preoccupazione. Su preoccupazione. In questa città hay esclavos, eso lo dije el anteaño y lo vuelvo a decir este año. Y hay esclavos que lo fabrica estos señores que tienen en sus manos el manejo de la trata de los talleres clandestinos, el manejo de la trata de las chicas en prostitución, el manejo de la trata de los cartoneros. Bergoglio era una persona coinvolta nei conflitti sociali e sindacali, che denunciava le ingiustizie, che non aveva un codice di omertà, e tutto questo dava fastidio al potere. Señores, quizás muy elegantes, quizás que comen en los restaurantes de Puerto Madero, pero su dinero está manchado con la sangre, con la carne del hermano. Son los esclavizadores. Una delle cose più importanti che ha fatto Jorge è stato ridare il giusto valore alla concezione del potere come servizio, un mezzo per fare il bene comune. Tutti noi che eravamo vicini a lui sapevamo che avrebbe avuto un impatto enorme, per una ragione molto semplice. Noi venivamo da una militanza in una sinistra molto dura. Qui ci sono anarchici, trotskisti, maoisti, tutti loro innamorati di Bergoglio. Le rivoluzioni cominciano quando catturano il cuore di milioni di persone. Non importa quanto Francesco duri. Perché la rivoluzione
è già cominciata. È arrivata al cuore. Al corazón, el ejemplo. El que no vive para servir no sirve para vivir. Papa Francesco è il primo pontefice gesuita nella storia della Chiesa. La sua formazione e la sua appartenenza alla Compagnia di Gesù sono alla base della sua personalità e del suo modo di essere un prete pastore. A 19 anni ha cominciato la sua preparazione come seminarista a Vigia Devoto, l'istituto diretto dalla Compagnia di Gesù. È un ottimo. Prima di decidere se farà o meno parte dell'ordine, si ammala gravemente di polmonite e finiscono per asportargli la parte superiore del polmone destro. Sono giorni di sofferenza atroce. Una lunga convalescenza lo porta alla residenza salesiana Vigia Don Bosco, dove prende la decisione di diventare gesuita. È molto giovane e vuole fare il missionario. Sogna di andare in Giappone seguendo le orme dei confratelli più coraggiosi, ma la sua salute non è adatta all'impegno e gli negano il permesso. Nel 1958 entra come novizio nella Compagnia di Gesù e comincia ora un percorso di studio e formazione lungo 14 anni. In questo tempo, Bergoglio si laurea in filosofia e teologia e ancora scolastico insegnerà letteratura e psicologia nel Collegio del Salvatore a Buenos Aires. Ha 28 anni, è molto magro e alto, ha un aspetto giovanile e lo chiamano il Faccino. Il giovane professore con la sua intelligenza conquista tutto. La Compagnia di Gesù è un ordine estremamente disciplinato. I quasi 17.000 membri sparsi in tutto il mondo, che oggi dirigono 220 università e 700 scuole dove sono educati circa 100.000 alunni, sono ancora organizzati con il rigore delle origini. Fondata nel 1534 dal nobile e militare basco Ignazio da Loyola, la Compagnia ha sempre considerato l'istruzione uno strumento essenziale nella loro intensa attività missionaria. Dal Giappone e la Cina al Sud America, ovunque si sono costruiti una reputazione di educatori illuminati. Gli esercizi spirituali scritti dal fondatore sono la loro guida quotidiana. Impongono la povertà, l'abbandono alla volontà di Dio manifestata nella totale obbedienza ai superiori. Nella storia della Compagnia emerge una figura importante che avrà una notevole influenza anche nella vita di Jorge Bergoglio. Padre Arrupe, nominato generale dell'ordine nel 1965. Il vento del Concilio Vaticano II ha portato un grande rinnovamento all'interno della Chiesa e Arrupe, gesuita appassionato, spinge la Compagnia a fare un giro radicale in favore dei poveri e della giustizia sociale. Invita i confratelli ad uscire dalle università e andare in mezzo agli indigenti per scoprire la ricchezza culturale e umana che si nasconde dietro la miseria. A challenge to, for us, we oblige us to go to the bottom of our spirituality, but naturally we have to stop and think and to reflect, to evaluate and to see whether we are going the right path. Padre Arrupe è stata una figura estremamente significativa per la storia della Compagnia, perché il suo generalato si è verificato in un momento di grande tensione, negli anni 70, i grandi cambiamenti epocali della storia. È stata una figura che è rimasta completamente aperta ai movimenti della storia, ma nello stesso tempo assolutamente fedele alla Chiesa e a Cristo. E questa è una figura che colpisce molto Papa Francesco. Gli anni 70 sono davvero difficili in tutta l'America Latina. La teologia della liberazione sta prendendo piede e molti sacerdoti si impegnano nell'opzione preferenziale per i poveri.
Altri lasciano l'abito talare per unirsi ai movimenti ideologici. I critici la considerano solo una versione cristiana del marxismo e ovunque dilaga la confusione. Per dimostrare la crisi della Chiesa, il sacerdote che mi sposò nel mio primo matrimonio nel 68, 2 mesi dopo mi invita al suo matrimonio. Così stavano le cose. L'ordine dei gesuiti sta attraversando un momento molto critico. Negli ultimi 15 anni, dei 400 sacerdoti che erano parte della compagnia, ne restano solo 166. In questo clima, il 13 luglio 1973, Arrupe designa Jorge Bergoglio nuovo provinciale dei gesuiti dell'Argentina. Ha solo 36 anni, ma il padre generale lo considera un uomo strategico nel contesto latinoamericano. In Argentina, negli anni 60 e 70, parlare di teologia della liberazione voleva dire movimento di guerriglia armata, a cui appartenevano molti sacerdoti di sinistra. Alcuni di loro, armati, lottavano per liberare i poveri. Così, quando Bergoglio contesta la teologia della liberazione, sta dicendo che la lotta armata non è un'opzione cristiana. Bergoglio è contrario all'idea che i gesuiti si coinvolgano nell'attività politica e cerca un modo diverso di portare avanti la scelta per i poveri. Comincia a consolidare una squadra pastorale che promuova un ritorno alla spiritualità ignazia. Nel 1979 Bergoglio conclude il suo mandato come preposito provinciale della compagnia a Buenos Aires e inizia una nuova tappa nella diocesi di San Miguel come parroco della chiesa del patriarca San José e rettore del Collegio Massimo di San Giuseppe, centro per eccellenza della formazione dei giovani. Padre Jorge ha 42 anni e la sua attività nella diocesi è frenetica. In pochi mesi riesce a trasformare completamente il quartiere, spingendo i giovani sacerdoti ad uscire per strada. Ci mandava i quartieri vicini, molta gente umile, povera. Una volta lui si è detto un po' che era preoccupato perché tornavamo tutti troppo puntualmente. Cioè... Uno può essere pastor de tres maneras y a veces tiene que usar las tres maneras. O el pastor que va adelante marcando el camino, o el pastor que va a los costados cuidando que sigan más o menos todos juntos, o el pastor que va detrás siguiendo el camino que las ovejas van marcando con su olfato. Dopo 6 anni come rettore, Bergoglio ha radunato intorno a sé un grande consenso, soprattutto tra i giovani gesuiti che cercano e apprezzano i consigli del loro maestro. Ci sentivamo capiti, amati, uno si sentiva accompagnato, guidato e anche formato. Lui ci ha indirizzato. Diciamo così, un buon maestro. Nel 1986 finisce il suo incarico come rettore e chiede allora il permesso di recarsi a Francoforte, presso l'Università di Teologia e Filosofia di Sankt Georgen, per concludere la sua tesi dottorale sul teologo italiano Romano Guardini. La tesi non farà in tempo a finirla, ma in Germania scopre un dipinto del XVIII secolo che lo colpisce. Si tratta di una vergine che scioglie un lungo nastro pieno di nodi, i nodi della vita. Bergoglio, affascinato dall'immagine, la porta con sé al suo rientro a casa. Oggi, nel paese, i devoti della Madonna dei Nodi si contano numerosi. A Buenos Aires la direzione della Compagnia di Gesù è cambiata e all'interno dell'ordine si è avviata una sorta di controriforma. Bergoglio non condivide le proposte del nuovo provinciale e sorgono divergenze. L'autorevolezza dell'ex rettore e l'influenza che esercita soprattutto tra i giovani lo fanno diventare scomodo agli occhi dei nuovi dirigenti. Da un giorno all'altro i suoi superiori gli tolgono la cattedra di teologia pastorale al Collegio Massimo e il 25 giugno 1990 lo mandano da semplice confessore a Cordova.
una sorta di esilio che durerà 2 anni. Non lo chiamerei esilio. Fu un cambiamento di posizione motivato sicuramente da ragioni che non conosciamo bene. Esilio nel senso che avrebbe preferito restare a San Miguel e invece gli chiesero di andare a Cordova. Per dirlo con diplomazia, gli fu chiesto di farsi da parte e finirla con l'influsso sui giovani gesuiti. Questa è la camera dove ha vissuto, una stanza austera, semplice. Qui pregava. Pregava e scriveva lettere. Cordoba fu per lui il tempo del silenzio e della solitudine. I 2 anni a Cordova ha avuto modo di mettere in pratica il suo impegno da gesuita contro l'ingiustizia sociale. Vive in contatto quotidiano con i più poveri, con la disoccupazione, la droga, la precarietà del lavoro. Approfondisce il concetto di pietà popolare e matura un'esperienza che gli sarà preziosa negli anni a venire. Los momentos más lindos, como cura he pasado, como obispo, son los momentos que pasé junto a la gente. Ese recuerdo que me va a acompañar hasta la muerte, porque me marcó mucho. Quando nel 1988 diventa arcivescovo di Buenos Aires, porta avanti la sua personale opzione per i poveri e appoggia con decisione la squadra dei cosiddetti preti vigeros, i sacerdoti che lavorano nelle situazioni più disagiate delle favelas della metropoli. Come andassi? No, che sì? Io ho fatto, non sì? Ah, no, qui. Vieni. È stato un padre per noi tutti. Era molto presente. Da buon gesuita sapeva formare uomini. Da buon gesuita era anche sagace. Sapeva leggere nel cuore dell'altro. Quando aveva fiducia in qualcuno, lo seguiva ovunque. E questo per me vale oro. Perché apriva il cammino alla Chiesa. La Villa 1 11 14 è una delle zone con il più alto tasso di criminalità della città. Droga, violenza, miseria. Le mafie la fanno da padrona e in tanti non osano entrare. Il cardinale Bergoglio da queste parti è una presenza costante. Luisa, puoi passare? Sì, corazon, passi. Era un santo. Si merita di stare dove sta. Lo dico con tanto amore e affetto. Mi emozionò tanto quando lo vidi salire con la sua valigetta in mano. Mi regalò un rosario. L'arcivescovo di Buenos Aires ha creato una vicaria episcopale per le villas di emergenza, riconoscendo a livello ecclesiastico il valore di questa pastorale. Carrara. È in contatto permanente con i loro preti e li aiuta a costruire scuole professionali, asili infantili, comunità di recupero, cappelle. Chiamai il cardinal Bergoglio e gli dissi: padre, abbiamo questi progetti e abbiamo trovato un posto perfetto. Però qui non posso chiedere soldi a nessuno. Lui mi dice: non ti preoccupare, ci penso io. Qualche giorno dopo mi chiama e mi dice che abbiamo i soldi per comprare il posto e destinarlo all'opera. È un uomo sensibile, che risolve in fretta e che vede. Capisce le logiche di potere, i meccanismi di potere, però non si lascia coinvolgere, ha una marcia in più.
Cuanto más grande seas, más humilde tenés que ser. ¿Por qué? Porque el poder, el dinero, las alturas son como la ginebra en ayunas. A ver, ¿alguna de las abuelas tomó ginebra en ayunas? Breve. Y van a ver cómo todo le empieza a dar vuelta, ¿no? Es decir, marean. Las alturas marean. È convinto che tra i più poveri la religiosità sia molto più profonda e la fede particolarmente radicata. Non si stanca di esaltare la pietà popolare, la ricca e profonda religiosità che traspare dall'anima dei popoli latinoamericani. Dígame se non tengo razón. Quantas veces los más pobres y los que más sufren son realmente los que nos evangelizan. ¿O no? Desde su sufrimiento. Credo che per gli europei possa essere un concetto un po' difficile da intuire, ma per noi è parte della nostra identità. In America Latina siamo nati e cresciuti con questa religiosità popolare, in questa fede che sta dentro al cuore del popolo, della gente, e che è il motore della vita quotidiana. Un modo di vivere molto solidale e un modo di vivere religioso. Questa fila immensa di gente che ha sofferto per tanti secoli, tante volte, lo sfruttamento, la povertà, anche il non poter accedere a volte alle cose essenziali della vita umana, che è trasformata dalle lacrime di uno che davanti a Cristo piange e dimostra la sua speranza anche per un futuro migliore. Quando non hai acqua, acqua buona, quando non c'è la luce, quando dipendi da una mensa per mangiare, per forza guardi la vita, guardi la realtà in una certa maniera. Il Papa oggi ci invita ad andare alla periferia per guardare la vita da qui, la periferia geografica, ma soprattutto la periferia esistenziale. Periferia esistenziale e non solo geografica. Bergoglio, come gesuita, si sente inserito nel mondo che lo circonda, ma è pronto a rompere barriere e protocolli. Un gesuita creativo, come voleva Sant'Ignazio, curioso e aperto verso l'altro. Anche il suo impegno nel dialogo interreligioso ha un approccio originale. Il 25 maggio del 99, la sua squadra di calcio andava molto bene, il San Lorenzo di Almagro. La mia squadra, il River Plate, non andava tanto bene. E nel momento in cui noi altri, i rappresentanti di credi diversi, dovevamo salutare l'arcivescovo, avevamo l'ordine di un saluto protocollare, il più rapido possibile. Bene, in quel momento gli faccio un commento a proposito di un versetto della sua omelia. Lui mi guarda profondamente negli occhi e mi fa una battuta su quanto andava male il River e su quanto andava bene il San Lorenzo. In quel momento sentii come se si abbattessero tutte le pareti protocollari, sentii un avvicinamento. Lui aprì una porta e iniziammo a camminare insieme. E quello fu l'inizio di una grande amicizia. Muy grande. Lui mette di rilievo questa componente fondamentale che nelle relazioni umane è che tutti siamo uguali, al di là delle differenze religiose, siamo persone, ma non soltanto nello scambio che si può fare, ma perché possiamo arrivare al livello dell'amicizia. La rivincita teologica di Bergoglio arriva con la quinta conferenza generale del Consiglio Episcopale Latinoamericano, che si svolge a maggio 2007 nel santuario di Aparecida, in Brasile. L'idea di chiesa che per anni il gesuita argentino ha incoraggiato con pazienza e dedizione trova finalmente il suo riconoscimento teologico.
Nella strada di preparazione ad Aparecida, lo chiamai per telefono e gli dissi: vuoi che insista su qualche punto in particolare? Questo nessuno lo sa della conversazione telefonica con lui. Mi risponde: no, Cristo ai poveri. Bene, però c'è anche il tema della cultura e della vita interna della Chiesa. No, Cristo ai poveri, mi dice. E io insisto, va bene, però il tema principale è l'essere discepoli missionari affinché il nostro popolo viva in Cristo. Ti dico per la terza volta, il punto centrale sono Cristo e i poveri. Ciao, Carlos. E va bene. Senza fare nessuna campagna, viene eletto presidente del comitato di redazione del documento finale con una maggioranza schiacciante di voti. Anche in quest'occasione mette a disposizione dell'incontro le sue doti organizzative e la straordinaria capacità di lavoro. Era il primo ad arrivare in commissione e l'ultimo ad andar via. Rivide i testi molte volte. Che apportò Bergoglio ad Aparecida? L'arte di condurre il processo di dialogo e riflessione per raggiungere un grande consenso. Il documento in pratica ottenne l'unanimità dei voti e lo applaudirono quando fu consegnato. La conferenza episcopale ratifica la scelta preferenziale per i poveri, ma finalmente, dopo tanti anni, la teologia della liberazione viene superata dalla teologia del popolo. I poveri non sono poveri in astratto. Sono persone concrete che appartengono a un popolo, che hanno una cultura, valori e ricchezze che possono condividere con gli altri. Questo è quello che ha apportato la teologia argentina, che si chiama teologia del popolo o pastorale popolare. Aparecida è molto importante, perché è ritornare a una visione pastorale della realtà. Non è uno sguardo sociologico, tantomeno marxista, ma di fede. Grazie. Il documento finale di Aparecida lancia una forte critica contro il modello neoliberale che negli ultimi 25 anni ha incrementato le diseguaglianze sociali nel continente sudamericano e mette in guardia circa i pericoli della globalizzazione. Il lavoro è lo che permette mantenernos dignamente e mantenere la nostra famiglia. Quando una società si olvida di questo e basa il reparto dei beni non nel lavoro, sino en la dádiva o en los privilegios, esa sociedad pierde el sentido de su dignidad. Egli disse: vent'anni fa in America Latina parlavamo di oppressori e oppressi. Adesso dobbiamo parlare di scarti. Fu molto forte come critica profetica al sistema economico. En el mundo de hoy, en esta civilización del relativismo y del hedonismo, lamentablemente tenemos que hablar de los que caben y los que sobran, y los sobrantes, y en nuestra patria y en el mundo hay muchos sobrantes. Aparecida è un trampolino per il cardinal Bergoglio. Il gesuita argentino si afferma come la voce più autorevole e innovativa dell'America Latina. Chiamò l'attenzione con l'omelia sulle periferie. Questo impattò. Non si era mai detto in questo modo. Già in precedenti documenti si parlava di periferia, però lui parlò di periferie geografiche, sociali ed esistenziali. Aparecida fu il progetto di chiesa di Buenos Aires. Fu molto il suo pensiero, qualcosa che andò maturando con lui. Oggi leggo questo documento e non ci posso credere, sono le stesse cose che lui diceva a noi in seminario. Ci diceva: le cose che fate diventeranno irreversibili. Non si tornerà indietro. Mi ricordo che me lo annotai e aggiunse: perché io vedo che c'è un disegno di Dio in ciò che stiamo costruendo, cose che aprono un cammino dal quale non si torna indietro.
sua vita, Jorge Bergoglio ha frequentato poco la curia di Roma. Conosce bene le dinamiche, ma è rimasto sempre fondamentalmente un estraneo in Vaticano. La prima volta che il suo nome ha attirato l'attenzione è stato nel 2005, durante il conclave che doveva eleggere il successore di Giovanni Paolo II. Già dalla prima votazione Josef Ratzinger parte come favorito, ma a un certo punto la candidatura di Bergoglio si impone come la principale alternativa al cardinale tedesco. L'arcivescovo argentino non viene eletto, ma sarà il secondo cardinale più votato di questo. Alla fine del 2011 in Vaticano esplode lo scandalo del VatiLeaks. Importanti documenti vengono filtrati alla stampa e le carte private del Papa finiscono sui giornali di tutto il mondo. L'immagine della Chiesa Cattolica è fortemente compromessa. Il tutto finisce con un atto clamoroso. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, ben consapevole della gravità di tale atto. La Chiesa sembra, ed è in una grande crisi, la stampa ne parla, le dimissioni di Papa Benedetto appaiono come la somatizzazione della crisi. La gente più semplice era preoccupata, irritata, che cosa è successo, perché lascia. C'era un grande timore. In questo clima viene convocato un nuovo conclave per eleggere il Papa sostituto. Bergoglio non è considerato tra i papabili. La sua candidatura si è già bruciata una volta. E poi, a 76 anni, sta per andare in pensione. Infatti è arrivato a Roma con il biglietto di ritorno già chiuso. Come gli altri 114 cardinali giunti da tutto il mondo, Bergoglio è preoccupato. Gli anni di pontificato di Benedetto XVI, segnati da intrighi e lotte interne, pesano nell'aria. L'11 marzo del 2013 ha inizio il conclave. C'era un grande timore, anche tra i cardinali, che sono venuti a Roma senza un candidato e si sono presi molto tempo per discutere e per conoscersi. C'è stata una fortissima opposizione agli italiani, considerati responsabili, o almeno in parte responsabili, della crisi della curia, del clima che si era verificato in curia. Diego Georgios Marius, cardinalis Bergoglio, spondio voveo adiuro. Prima del conclave nessuno parlava di Bergoglio, ma non si conosceva il suo pensiero e colpì il suo intervento alle assemblee. Un intervento importante. Una chiesa che si deve concentrare sull'evangelizzazione, una chiesa che deve rifiutare la mondanità. La candidatura di Bergoglio comincia a prendere corpo e alla sesta votazione l'arcivescovo di Buenos Aires supera ampiamente la soglia dei 77 voti. Alla fine, gli anziani cardinali hanno saputo dare un forte segnale di rinnovamento. È stata l'elezione papale più anti-establishment degli ultimi 100 anni. Cercavano qualcuno con capacità di governo, che potesse avere il sistema sotto controllo, ma anche un outsider che condividesse le loro stesse frustrazioni. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Che qualcosa sta per cambiare profondamente nel corso della storia si sente già dalle prime ore. Infatti Bergoglio ha accettato la sua elezione canonica a pontefice riconoscendosi un peccatore e in spirito di penitenza. Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Sorprendono anche il nome e le prime scelte. Ha rifiutato di indossare la mozzetta e la mantellina rossa. Tutto di bianco porta la sua croce di sempre e le sue scarpe nere ortopediche. E così si affaccia al balcone di San Pietro dove la folla lo attende. Già nei primi minuti la sua semplicità sorprende tutti.
Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. Il Papa non comunica, ma crea eventi comunicativi. Ecco, il Papa si è chinato per chiedere la preghiera del popolo, quindi ha reso attive le persone che stavano in piazza, che erano lì invece per ricevere la sua benedizione. Il mondo guarda con attenzione ogni gesto del nuovo pontefice. La sua normalità risulta sconcertante. Ha rinunciato alla macchina del pontefice per tornare in pullman con gli altri fratelli, dove poi insiste per pagare di persona il proprio conto dell'albergo. Inoltre si rifiuta di vivere nell'appartamento apostolico e decide di rimanere nella residenza di Santa Marta. Per motivi psichiatrici, semplicemente, perché ognuno deve portare avanti la sua vita con il suo modo di vivere, di essere. Dal momento dell'elezione, la scelta del nome Francesco, tutti i gesti, il restare a vivere a Santa Marta, il portare gli abiti pontifici nella sua semplicità e nella sua grande umanità, dalle scarpe a tutto, tutto questo è un richiamo al Vangelo. Anche la questione del Papa emerito è considerata un problema da molti. Francesco la risolve con grande naturalezza. Nel primo incontro con Benedetto XVI, con la sua solita semplicità, cancella la controversia della convivenza tra due papi. Credo che la ultima vez che hubo dos papas o tres papas non si hablaban entre ellos. Stavano peleando a ver quién era el verdadero. Ci ha dato tanta semplicità, la grazia, la tenerezza. E alcuni mi dicono, non ti sgombra lui, ma lui non ti fa la rivoluzione incontro, ma tutte queste cose che dicono, no? Ma è come avere il nonno a casa, ma il nonno saggio. Quando dice vorrei una chiesa povera per i poveri, sta annunciando un programma di riforma, ma ci sono alcuni che non lo condividono. Quando in una diocesi o in una parrocchia, oggi, in qualsiasi luogo del mondo, qualcuno dei 1.250 milioni di cattolici chiede al suo parroco «Perché non sei come Francesco? Perché avete un'auto tanto costosa?» Sta reclamando perché l'esempio di Francesco smuove. Attira il fatto che sia un papa normale, vicino alla gente, che dimostra il suo affetto. Bacia i bambini, abbraccia i malati. Siamo tutti bene, tutti bene. Il Giovedì Santo va a lavare i piedi ai ragazzi nel carcere, inclusi i ragazzi di religioni diverse, di appartenenza islamica. È un papa che parla con i gesti oltre che con le parole. Un'immagine che mi commosse fu quando abbracciò quell'uomo deformato per i tumori al volto. Io non so se sarei stato capace, ma lui l'ha fatto. Alla fine di luglio del 2013, Papa Francesco realizza il suo primo viaggio in Brasile, con gli occhi del mondo puntati addosso. Prima di partire, Bergoglio sale la scaletta dell'aereo portando in mano una borsa nera. Un gesto semplice, che invece a Roma viene interpretato da alcuni come il risultato di un'arguta campagna di marketing. Non c'era la chiave della bomba atomica, no? Ma l'ha portato perché sempre l'ho fatto così. C'è il rasoio.
c'è il breviario, c'è l'agenda, c'è un libro da leggere. Ma io sempre andato con la borsa quando viaggio, è normale, ma dobbiamo essere normali, non so, ma è un po' strano per me quello che tu mi dici di che ha fatto il giro al mondo quella foto, no? Ma dobbiamo abituarci ad essere normali, C'è qualcuno che è a disagio, ma anche la gente più resistente alla fine è soddisfatta di come stanno andando le cose. E la ragione è molto pratica, molto pragmatica. Avere un papa popolare rende più facili le loro vite. Tutti lo amano. Qualcuno vorrebbe tornare alla situazione che c'era prima del 13 marzo? Assolutamente no. Il viaggio in Brasile rappresenta un successo dirompente. Un'esplosione di calore umano, una festa che durerà 6 giorni. Il Papa ha rinunciato anche all'auto blindata. Vuole stare vicino alla gente, poterla toccare e abbracciare. Bergoglio è tornato ad Aparecida. Le condizioni climatiche sono funeste, ma più di 200.000 fedeli hanno sfidato il freddo, la pioggia e le restrizioni di sicurezza per sentir parlare il loro Papa, che viene osannato come se Cristo fosse tornato in terra. Lio. Che acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Bergoglio viene da un'altra chiesa, da una chiesa di popolo. E testimonia quel cristianesimo vivo. Il suo primo passo è il rapporto con la gente. E su questo conosce un incredibile successo. Io direi la sua alleanza col popolo è la sua forza. Papa Francesco è ormai diventato un leader carismatico che attrae credenti e non credenti. Dichiarato 2 volte uomo dell'anno dal Time Magazine, è nelle copertine dei settimanali di tutto il mondo. La sua leadership è ormai incontestabile. È un papa talmente carismatico che ha scosso il mondo come una tempesta. Se questa non è una rivoluzione, non sono sicuro di averne mai vista una. Nell'arco di un anno ha ribaltato completamente l'immagine della Chiesa Cattolica. La sua bomba atomica è d'essere disarmato. E poi... L'eccessiva esposizione mediatica e un consenso senza riserve fanno insospettire qualcuno che avverte del rischio di creare tifosi al posto di fedeli. Certamente il pericolo può esserci, dipende da come viene vissuto questo rapporto, però bisogna anche considerare il fatto che la gente ha bisogno di modelli, ha bisogno di figure di riferimento. L'ideale evangelico non è astratto. Le aspettative di cambiamento sono molto alte e le questioni da affrontare non facili. I principi non negoziabili, il ruolo delle donne nella Chiesa, la sfida della modernità. Ci vorrà ancora tempo per capire l'effetto Bergoglio, per conoscere la traccia che lascerà nella storia, un uomo che alla fine è rimasto fedele a se stesso. C'è una domanda di qualcuno che parli di amore, di speranza, di misericordia. Bergoglio l'ha capito per la sua fortissima esperienza dell'umano. Questo è l'effetto Bergoglio. Gente toccata nel cuore. Poi, cosa farà la gente? Di nuovo, è un grande processo, è un grande movimento. Fratelli e sorelle, buonasera. Ce lo conosco. Io lo conosco. La cosa che soffre di più è non poter uscire dal Vaticano per andare a trovare i poveri. A incontrarsi con i poveri. Uomini come lui, come Bergoglio, che di colpo
appaiono al mondo dopo una vita di lavoro nella sua diocesi come delle stelle proprio che prima non le vedevamo, forse c'era troppe nuvole tra noi e il cielo.